Tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che ho deciso di chiamare maglia Miss. Per quanto riguarda il filato, ve lo faccio vedere subito, l'abbiamo già utilizzato, ho deciso di utilizzarlo un'altra volta e si tratta del filato della Lana Mondia linea Microsoft. Il colore che ho scelto io è il 304, che è questa tonalità molto particolare di azzurro, alcuni lo possono definire un lilla, ma io lo preferisco più un azzurro molto particolare perché dalla telecamera sembra veramente lilla, ma vi posso dire che va più su un azzurrino, quindi è veramente particolare come colore, è per questo che mi piace tantissimo. Per poter realizzare questa maglia, che ve lo dico già, è una maglia S, ma mi va molto larga, io ho utilizzato 4 di questi gomitoli lavorando con l'uncinetto del 5,5. Voglio farvi vedere altri colori disponibili sul sito, ma di questo filato ce ne sono veramente tanti e sono questo rosa antico e questo verde, che sono dei colori che vanno perfetto per questa primavera estate. Io ho deciso di fare questo maglione con questo scollo così a barca, che in realtà si può indossare anche in questa maniera, quindi monospalle, proprio perché voglio indossarlo per tutta la primavera, per l'autunno, ma anche in estate, in quelle serate in cui c'è particolare umidità. Quindi mi piace l'idea di poter comunque indossare qualcosa in microfibra, perché ricordiamoci, questo filato in microfibra è però forato e che comunque è estivo, perché comunque questa lavorazione, questo taglio è molto estivo. Dicevo, quindi vi lascio il link al sito. Per una taglia M vi occorrono 500 grammi, per una taglia L ve ne occorrono 600. Realizzarla è semplicissimo, mi avvicino così la potete rivedere. Sono 4 giri che vanno sempre ripetuti. Più larga la fate da sotto, più potete poi decidere quanto fare, quanto cucire le spalle e quindi quanto fare larga lo scollo. Io ho deciso di farlo in modo che appunto mi scende sia a monospalla che anche se voglio fare in questa maniera, quindi scenderla a tutte e due le spalle. Però, se non vi piace avere le spalle scoperte, potete comunque cucirla di più e quindi fare il classico maglione con uno scollo a V. Una volta fatto ciò, sono andata a fare le maniche sempre con l'uncinetto numero 5,5, sempre con lo stesso tipo di lavorazione. Quindi, veramente una maglia semplicissima che si realizza in pochissimo tempo. Detto ciò, spero che anche questa semplice creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook, Incinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Incinettare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Allora, per poter realizzare la mia maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Mondia linea Microsoft, che è 100% microfibra. Il colore che ho scelto io è il 304, che è questo sfumato, scusate, questo lilla che è tendente all'azzurro, l'azzurro che tende al lilla, non so neanche bene come definirlo, ma è un colore piuttosto particolare. Però ci sono anche altri colori, abbiamo il verde, il rosa antico, abbiamo il blu, l'ottanio, il grigio, veramente nel sito trovate tantissimi colori. Io vi farò vedere un piccolo campioncino, guardate che carino. Lavoreremo in tondo dalla parte di sotto con l'uncinetto del 5,5, quindi 5,5. Vi dico già che io nella lavorazione vera e propria andrò a montare 96 catenelle e questo mi permetterà di avere una circonferenza di circa 86 centimetri per una taglia M e una taglia L. Allora, la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 2. Io ho montato 92 catenelle, direi per una taglia M di andare a montare almeno 12 catenelle in più rispetto a me. Invece, per la taglia L di andare a montare almeno 20-22 catenelle in più, direi 22 catenelle in più rispetto a me, in modo tale di avere la lavorazione più larga. Detto ciò, andiamo a fare subito il nostro primo giro, che saranno 4 giri, ma sono giri semplicissimi, e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e si ricomincia da capo. Quindi vado in quella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e realizzo una maglia alta. Continuo così quindi per tutto il giro, catenella di separazione, si salta una catenella e si fa la maglia alta, catenella di separazione, si salta una catenella e si fa una maglia alta.
Quindi, come vi ho detto, primo giro davvero semplicissimo. Andiamo a fare questo quindi per tutto il nostro primo giro. Maglia alta, catenella, si salta una catenella di base e si va a fare una maglia alta. Catenella, si salta una maglia, si va nella successiva e si fa una maglia alta. Catenella di separazione, andiamo a terminare il giro entrando nella terza catenella e andando a fare una maglia bassissima. A questo punto possiamo iniziare il secondo giro, anche questo semplicissimo. O vi alzate con una catenella o entriamo direttamente e andiamo a fare una maglia bassa. Chi si alza con la catenella va a fare subito dopo la maglia bassa. E adesso andiamo a fare una maglia bassa in ogni archetto di una catenella. Una maglia bassa sopra ogni maglia alta e andiamo a fare questo per tutto il giro. Maglia bassa nell'archetto, maglia bassa sopra la maglia alta, maglia bassa nell'archetto, maglia bassa sopra la maglia alta. Continuiamo così quindi per tutto il nostro secondo giro. Davvero semplicissimo. Terminato il secondo giro, vi farò vedere come andare a fare il terzo. Sto per terminare quindi il secondo giro, ho fatto l'ultima maglia bassa, entro nella prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, andiamo a fare uguale al primo, ossia 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, si salta una maglia alta, si entra nella successiva e si va a fare una maglia alta. Catenella di separazione, si salta una maglia bassa e si ricomincia da capo andando a fare una maglia alta. Catenella di separazione, si salta una maglia bassa, si va nella successiva e si fa una maglia alta. Catenella di separazione, si continua così. Come potete vedere, le maglie alte sono in corrispondenza delle maglie alte del primo giro. Questo vi permetterà di capire se per caso state sbagliando o meno durante la lavorazione. Dovete sempre avere il primo e il terzo giro con le maglie alte in perpendicolare. Quindi andiamo sempre a fare maglia alta, catenella di separazione. Saltiamo una maglia di base, di nuovo maglia alta, catenella di separazione. Saltiamo una maglia bassa. Maglia alta, catenella di separazione. Quindi bisogna fare questo per tutto il terzo giro. Andiamo a terminare il terzo giro entrando sempre nella terza catenella che qui equivaleva alla nostra prima maglia alta e andiamo a fare una maglia bassissima. Quarto e ultimo giro. Semplicissimo anche questo. Andiamo a fare 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia. Prendiamo due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto di una catenella, andiamo a fare una maglia alta doppia. Due volte il filo sull'uncinetto, andiamo sulla maglia alta e di nuovo maglia alta doppia. Due volte il filo sull'uncinetto, archetto successivo, maglia alta doppia. Due volte il filo sull'uncinetto, andiamo nella maglia alta, andiamo a fare una maglia alta doppia. E continuiamo quindi con questo motivo per tutto il quarto giro. Sono quattro giri, come vi dicevo, veramente semplici. Vi ricordo ancora che io ho montato 92 catenelle e che sto lavorando con l'uncinetto del 5,5. E continuiamo così quindi per tutta la lavorazione. Vi farò vedere come terminare quindi il nostro giro. Quindi sto per terminare il quarto giro, ho fatto l'ultima maglia alta doppia, entro nella quarta catenella e vado a fare una maglia bassissima. E quindi adesso si deve ricominciare dal primo, quindi di nuovo andiamo a fare le nostre 3 catenelle, catenella di separazione, si salta una maglia alta doppia, si entra nella successiva e si fa una maglia bassa. È una maglia alta, scusatemi, catenella, si salta una maglia, si va nella successiva e di nuovo maglia alta. Quindi questi sono i quattro giri che bisogna ripetere fino ad arrivare agli scalfi. Naturalmente io vi farò sapere quante volte ho ripetuto questi quattro giri e poi vi farò vedere come continuare per poter separare la parte dietro dalla parte avanti.
Allora, io ho ripetuto i miei 4 giri, quindi il mio motivo per 7 volte e come lunghezza per me andiamo bene. Poi ho ripetuto di nuovo il primo giro, questo per essere più sicura quando sono andata a dividere la parte davanti e la parte dietro di non sbagliare. Quindi ripetiamo, ho ripetuto i 4 giri 7 volte e poi l'ho ripetuto una volta. Sono andata a contare le mie maglie alte separate da una catenella e io ne ho un totale di 46, quindi ne ho messe 23 avanti e 23 dietro, mettendo il marcatore dove ho il mio archetto di separazione, quindi qui prima qui della mia prima maglia alta e dopo la mia 23esima maglia alta. Mi raccomando, come sempre, per chi ha una maglia alta in più, quindi un numero dispari, quella dispari va sempre avanti. Quindi se ne avevate 47, mettevate 4 avanti, 24 avanti e 23 dietro. Detto ciò, quindi adesso andiamo a fare i nostri 4 giri e non cambia niente, in quanto comunque l'inizio e il giro e l'inizio e fine giro inizierà uguale, quindi io qui devo fare il giro con le maglie basse, quindi vado direttamente a fare una maglia bassa e poi maglia bassa in ogni archetto, maglia bassa in ogni maglia alta. Quindi non cambia assolutamente nulla. Adesso infatti vi farò vedere, una volta arrivata al marcatore successivo, come si gira. Però ripetiamo, non cambia niente perché comunque alla fine è molto semplice, quando si tratta di questi semplici giri, passare da giri in tondo e in giri invece di avanti e indietro. Quindi adesso continuo, vi farò vedere come terminare, come iniziare poi il terzo giro. Quindi eccoci qui, siamo arrivati dove abbiamo la maglia alta prima del marcatore, quindi facciamo la nostra ultima maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione e di nuovo andiamo a fare le nostre 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia bassa, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta. Quindi ripetiamo, alla fine non cambia assolutamente nulla. Infatti, arrivati qui, termineremo con la maglia alta sopra la maglia bassa, ci gireremo, andremo a fare il nostro giro di maglie alte doppie. Quindi si continua a fare questi già 4 giri e io naturalmente vi dirò, per arrivare fino alle spalle, quante volte sono andata a ripetere il giro. Terminato quel, in realtà non so se poi, no, la farò normale perché voglio che la lavorazione scenda su una spalla, quindi non andrò a fare un collo, però andremo poi a fare anche le maniche. Allora, ho fatto già una manica per vedere un po' come veniva. Vi dico già che io ho lavorato ripetendo i motivi, i giri per 2 volte e ho terminato con un giro di maglie basse. Sono andata poi a cucire per soltanto 5 centimetri sia a destra che a sinistra, lasciando lo scollo bello largo perché lo voglio tipo a barca. E poi sono andata, come vi ho detto, a fare già la prima manica perché volevo vedere come veniva. Quindi possiamo andare a fare qui la nostra manica. Lavorerò sempre con un centro numero 5. Lo vedete diverso perché non trovo quello con cui stavo lavorando prima, quindi ho dovuto sostituirlo con un altro. E quindi andiamo a lavorare semplicemente adesso di nuovo facendo i giri intorno. Vi faccio vedere in tondo, vi faccio vedere soltanto come fare il primo giro e vi dirò quanti quadratini, perché andrò a fare il giro di maglia alta alternato una catenella, ho attorno alla mia manica. Quindi io adesso, come sempre, sotto dove ho messo il marcatore mi aggancio e vado a fare quindi le mie 3 catenelle, agganciandomi anche il filo, catenella di separazione, vado qui dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione. Mi si è tolto lo smalto, vabbè, dopo lo rifaccio. Vado nell'archetto della maglia alta e vado a fare la mia maglia alta, catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e vado a fare maglia alta, catenella di separazione. Qui vedo che se vado qua stringo troppo, quindi vado dove ho l'archetto e vado a fare una maglia alta. Benissimo, continuo quindi a lavorare così per tutta la mia larghezza della scalfo e, come vi ho detto, vi dirò alla fine quante maglie alte alternate una catenella sono andata a fare. Allora, sto terminando il giro, io ho 19 maglie alte separate da una catenella, quindi entro nella terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e poi parto con il secondo giro. Quindi io mi alzo con una catenella, fate come me, andiamo a fare direttamente la maglia bassa, quindi andiamo a fare il giro di maglie basse. Quindi
andiamo a fare di nuovo i nostri 4 giri e io alla fine vi dirò quante volte sono andata a ripetere i 4 giri. Anzi, in realtà già lo posso dire perché avevo già fatto una manica, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte e sono andata a rifare poi i primi 2 giri, quindi 8 volte il motivo e sono andata poi a rifare i primi 2 giri. Adesso terminerò anche l'altra manica, come sapete io non amo fare i bordini e visto che qui già sono con la maglia bassa e anche qui alla mia maglia sarà così terminata.